Ciao a tutti, oggi parliamo di una nuova dieta, la dieta mediterranea green. Oggi tutto deve essere green, sostenibile e resiliente, e quindi anche le diete lo devono essere. Ed ecco la dieta mediterranea verde o Green Med o dieta mediterranea green. Questa dieta è venuta fuori da uno studio che vi lascio linkato in descrizione. In questo studio hanno confrontato la dieta mediterranea tradizionale con la dieta mediterranea green con un'altra dieta di controllo, diciamo, dove ai soggetti, che erano tutti soggetti sovrappeso, venivano dati consigli generali per una sana alimentazione. Ebbene, che cos'è la dieta mediterranea green? Allora, innanzitutto, che cos'è la dieta mediterranea? È una dieta prevalentemente a base vegetale, quindi ricca di frutta, di verdura, di pesce grasso ricco di omega 3, di amidacei, prevalentemente integrali. Insomma, più o meno tutti sapete che cos'è la dieta mediterranea. In questo caso la dieta mediterranea era declinata in versione ipocalorica, quindi questi tre gruppi erano composti da gruppi da persone sovrappeso che sono state messe a dieta per un certo periodo di settimane, e quello che si è visto è che con una dieta mediterranea green, che adesso vi spiego che cos'è, questi soggetti sono dimagriti più o meno uguale, sono dimagriti un po' di più, ma insomma statisticamente non faceva una gran differenza la differenza di peso finale, ma più che altro alcuni parametri, come per esempio il colesterolo e altri parametri inerenti alla salute del cuore, erano migliorati di più. Ora, la differenza tra le due diete qual era? Beh, diciamo che nella dieta mediterranea green era stata eliminata del tutto la carne rossa, che è già molto limitata nella dieta mediterranea, ma qui era limitata ulteriormente, ed erano stati aggiunti tre elementi: 30 grammi di noci. Ora, gli sponsor di questo studio era il board, la commissione, insomma una società di promozione delle noci americana, quindi diciamo che c'era un po' di conflitto di interesse. Poi era stato aggiunto anche del tè verde, che ha, come tutti ben sappiamo, proprietà antinfiammatorie. Eppure erano stati aggiunti ogni giorno 100 grammi di un frullato di lenticchie macai, che è una particolare tipo di lenticchia ad alto contenuto proteico. Adesso sarà per un po' sulla bocca di tutti, perché è il nuovo superfood, magari ne parleremo in un altro video. Comunque non mi sembra un alimento particolarmente interessante, come diciamo il 99,9% degli alimenti che vengono proposti dal mainstream regolarmente. Come vi dicevo, il gruppo che ha seguito la dieta mediterranea green rispetto alla dieta mediterranea tradizionale aveva il colesterolo totale più basso, la pressione sanguigna diastolica, quindi la massima un po' più bassa, e anche i grassi del fegato più bassi, ottenendo un indice di rischio cardiovascolare un pochino più basso rispetto a quelli della dieta mediterranea tradizionale. Ora, che utilizzando determinati cibi, che pulendo ulteriormente una dieta, si possono ottenere risultati un po' migliori, questo ci sta, è nelle cose. Però non dobbiamo dimenticarci che la dieta non è uno sprint, è una maratona, quindi i risultati a lungo termine si ottengono con strategie a lungo termine. Quindi se io seguo una dieta pulitissima per un mese, è abbastanza normale che rispetto a una dieta tra virgolette normale io vada a ottenere dei parametri migliori. Ma la domanda è: io questa dieta la posso tenere per sempre? Cioè, io posso per sempre rinunciare alle carni rosse? E soprattutto, qual è il risultato finale? Cioè, effettivamente questi vantaggi poi nel lungo termine ci sono o no? Per esempio, questo punteggio, che è il punteggio di Framingham, che sostanzialmente tiene conto solamente del colesterolo e del colesterolo buono, della pressione, del fatto che uno fuma o meno e della sua età. Io sono andato a vedere, il mio indice di rischio è 1,3%, ok? E il rischio normalmente della mia età è 8%. Questi soggetti qui erano in sovrappeso, quindi magari avevano un rischio del 15%. Averlo diminuito del 3,7 piuttosto che del 2,3, cioè ha tutta questa rilevanza? Io non credo. Quindi, ok, la dieta mediterranea verde ha qualche vantaggio in più, ma sul lungo periodo, in un soggetto sano, in forma, che fa attività fisica, dà qualche vantaggio o no? Cioè, se per esempio a uno come me, che ho il colesterolo a posto, i valori sono a posto, sono in peso forma e faccio attività fisica, se tolgo la carne rossa, quanto vivrò in più? Un mese? Due mesi?
Cioè, in realtà non si sa, probabilmente vivrò uguale, probabilmente morirò di altro, e quindi questo mi fa pensare che non ne vale la pena di togliere la carne rossa. Oppure se bevo due tazze di tè verde al giorno, mi cambierà qualcosa nella mia vita? A me il tè verde non piace, è un'abitudine che tendenzialmente non prenderei. So che magari mi perdo qualcosa, ma non credo che morirò 5 anni prima perché non bevo tè verde. Insomma, la dieta, non so, a meno che non vogliamo arrivare a Matrix, ok, che ci nutriamo solo di quello che ci fa stare benissimo, la dieta è un qualcosa di complesso, è un qualcosa che va mantenuto a lungo termine, e sul breve termine queste piccole differenze vengono completamente vanificate se poi noi, una volta cessata la dieta, ricominciamo a mangiare come prima, ok, reintroduciamo questi alimenti che avevamo tolto. Ok, quindi questo tipo di discorsi vanno effettuati su cambiamenti nella nostra dieta che noi possiamo adottare a lungo termine. Vi faccio un altro esempio per capire meglio. Ormai sappiamo abbastanza per certo che se vogliamo vivere a lungo dobbiamo mangiare poco. Se noi stiamo in dieta a dieta ipocalorica per sempre, ok, quindi se rimaniamo sostanzialmente molto magri, addirittura se creiamo un danno al nostro metabolismo con una dieta ipocalorica e poi la manteniamo per sempre, noi riusciamo a vivere più a lungo, ok? Ma chi è disposto a fare questo? Io sicuramente no. Io voglio godermi la vita, voglio rimanere sano, voglio stare attento a quello che mangio, non voglio ingrassare troppo, voglio mantenere il mio peso all'interno di un certo range, voglio mantenermi in forma, ma di certo non sono disposto a tagliare 500 calorie della mia dieta per sempre, rinunciando a 500 calorie di cibo buono, nella speranza di vivere 2, 3, 4 anni in più. Adesso non sono disposto, poi magari quando avrò 70-80 anni dirò se avessi mangiato 500 calorie in meno, non credo, però insomma le cose funzionano così, no? Cioè, noi dobbiamo ragionare in questo modo, dobbiamo ragionare pensando, questa modificazione alla mia dieta, uno, la riuscirò a tenere per sempre? Due, effettivamente che speranza ho che mi dia un beneficio? Tre, quanto mi costa adesso farlo? E in base a questo poi faremo le nostre considerazioni e modificheremo la nostra dieta di conseguenza. Quindi, dieta mediterranea green, niente di nuovo, non credo che questi tre alimenti, questi quattro consigli in più della dieta mediterranea possano cambiare chissà che. Rimango della mia idea, ovvero che qualunque dieta ci faccia rimanere in peso forma va bene, qualunque dieta che abbia una densità calorica bassa e ci consenta di mangiare abbastanza cibo ma mantenendo le calorie basse e quindi riuscendo a mantenerci sufficientemente magri, già questo vincolo basta per determinare tutta una serie di altri vincoli, come per esempio quello di consumare molta frutta e verdura, eccetera, eccetera. Insomma, tutte cose che poi sono peculiari anche delle diete che funzionano, tra cui la dieta mediterranea. E questo è il mio pensiero, poi qualcun altro lo può pensare diversamente e può pensare che esistano cibi miracolosi che ci consentano di migliorare il nostro stato di salute in modo tangibile. Pensatela come volete, anzi, ditemi come la pensate nei commenti. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao!